Buongiorno a tutti, Angela Osti per Rovigo in diretta. Mi trovo qui col presidente Moreno Gasparini, presidente del Parco del Delta. Presidente, c'è un'importante novità, una campagna che studia la salute del nostro mare. Come sta il nostro mare? Ma diremo bene perché i dati ci sono confortanti, sono ottimi per quello che può essere una ottima stagione balneare per i nostri turisti, per le nostre attività che stanno investendo e lavorando e avendo anche la speranza che ci sia una buona stagione balneare, ma non solo perché avere un'acqua sana, un'acqua buona intorno al Delta del Po, sul nostro fronte mare, chiamiamolo così, è comunque una risorsa per tutti, ma anche una consapevolezza sul fatto che le cose stanno andando nel verso giusto, sia sotto il punto di vista ambientale, sia sotto il punto di vista di sensibilità delle nostre genti, delle nostre popolazioni che hanno capito e che sanno che oggi più che mai avere un mare sano, avere un'etichetta che dia qualità, che dia riferimento di qualità verso il mare, significa anche un indotto turistico sano, un indotto che può essere sempre in aumento e sempre più, come posso dire, in crescendo verso quello che è la qualità del turista che viene in queste aree, perché è una qualità di turisti sensibili e consapevoli di un turismo ambientale. I dati verranno presentati venerdì 20 maggio. Sono Certo. dati che il Parco del Delta, appunto, ha studiato in collaborazione con l'Università di Padova e Greenpeace, giusto? Certo, io devo, sì, venerdì mattina faremo ci sarà una conferenza stampa con tutti voi e invito tutti quelli che ci stanno ascoltando ad assistere alla conferenza stampa. Devo ringraziare in primis il dottor Mazzarioli dell'Università di Padova perché è stato un po' ed è il capofila su questo gran lavoro che ha portato dei dati e dei conseguenti numeri importanti e positivi per quanto riguarda il lavoro fatto dall'università, ma soprattutto l'esito di questi dati, di questi studi. Quindi con il professor Mazzariol c'è un ottimo rapporto e un ottimo scambio anche di informazioni che sono finalizzate proprio per quello che ho detto prima, per la valorizzazione del nostro territorio, del nostro parco. Ci sarà, come ha accennato lei, ci sarà Greenpeace a fianco a noi, che come tutti sappiamo, come tutti sapete, è una grande icona della salvaguardia, già il nome Greenpeace significa proprio a largo raggio sapere e conoscere che tutto quello che ci gira attorno all'icona della parola, ma di quello che rappresenta Greenpeace nel mondo e in Italia, significa averli a fianco, significa oggi più che mai un'occasione ottima per il Delta del Po, ottima per le nostre genti che stanno lavorando, stanno investendo e stanno credendo che il nostro parco, il nostro territorio sia un'area sempre più appetibile, sempre più importante sotto il punto di vista di biodiversità, di salvaguardia dell'ambiente dall'altra, ma che queste parole fanno turismo, perché queste parole fan sì che diventano attrazione per chi ha voglia e chi ha, come posso dire, desidera fare una vacanza ambientale legata a quello che è rilassarsi, stare in spiaggia e quant'altro. Grazie Presidente per queste parole e quindi ci Grazie. vedremo venerdì 20 maggio. Assolutamente sì, grazie a voi dell'occasione e dell'opportunità data per comunicare questo, ma soprattutto per invitare tutti voi e tutti gli ascoltatori alla conferenza stampa che si terrà il 20 maggio, dopodomani, a Rosolina Mare nel Palazzetto dei Congressi. E sarà un momento di concertazione, ma soprattutto di condivisione di quello che abbiamo detto e soprattutto dei dati, ottimi dati che abbiamo avuto in anteprima, che abbiamo sentito da parte dell'Università e di Greenpeace. Vi aspettiamo tutti perché non è solo un tavolo fatto per gli operatori e per i giornalisti, ma è un tavolo fatto per le nostre popolazioni, le nostre genti che devono sapere, conoscere e essere consapevoli che questo territorio sta facendo passi avanti, sta migliorando sotto tutti i punti di vista per quanto riguarda l'offerta turistica. E vi Un ringrazio. territorio ricco, sì. Grazie Assolutamente mille, sì. Presidente. Grazie a lei, arrivederci, alla prossima.